pochissimo sono scivolati lentamente in una comoda routine, finché nell'inverno del 2004, novità, Francesco ottiene un incarico all'Università di Pavia. Io sono stata... Poi non era un impegno che portava via del tempo. Mercoledì è all'Università di... Ho avuto un po' un magone. Oggi anche Erika è proprio in quel palazzo. Passato lo shock da chiacchierare... Non fa altro che pensare all'incontro con la sua ex fidanzata Erika. Un'idea. Ho una decisione. Il mer Erika per un caffè. E pranzare insieme. E quel legame di 15 anni fa. Stare con lui il mercoledì è... Di passate insieme rendono Francesco sempre... La crisi della mezza età. E lui... Poi decide di rischiare e accetta la proposta. Volevo proprio... A me comunque mi sono venuti dei rimorsi e... Mi dispiace. Trappa dell'alta infedeltà. Azione. Un po' il panico perché... Francesco si prende un secondo. Ho detto, guarda... Quando Francesco dovevo immaginare una simile perché lui... Suo marito non le nasconde nulla. E quindi ho capito. Le sue lezioni a Pavia sono davvero terminate. La soluzione, sua segretaria, infatti, ha chiesto la maternità a cui lavora. Francesco ed Erika funziona. Parliamo un attimo. Subito mi dice Taria e... E mi dice, ma non te ne ho parlato perché comunque sta in pro, non è nulla di concreto. Ho cercato di sbiare. Quell'incontro. I due amanti prendono una decisione rischiosa. Ella, finalmente, dopo qualche giorno. È vero quello. Allora tutti i miei dubbi erano veri, tutti mi ha cominciato a dire che lei era incinta. E mi ha scaraventato addosso. L'ho sbattuto fuori di casa. Erika per dirle che ha lasciato sua moglie Isabella, ma Erika non risponde né alle chiamate né ai messaggi. Si pensa anche tua idea, dentro di me dico, ma cosa sta succedendo? Erika non si presenta in ufficio. Francesco aspetta nervosamente lo... Si precipita a Pavia, a casa. E mi riceve quasi con freddezza, no? Io la... Non può credere a ciò che sente. Io li molto... La vendetta di Erika è con... Bollia.